La delusione patita nella stagione 98-99 scatena Massimo Moratti, che rompe ancora una volta sul mercato con le solite ampie disponibilità economiche. L'Inter cambia volto. Dopo la girandola degli allenatori che hanno caratterizzato il campionato precedente, la scelta cade su Marcello Lippi. È un segnale chiaro quello della società nerazzurra, che vuole tornare subito a primeggiare. Stellare è la campagna acquisti. Per 90 miliardi Moratti si assicura il cartellino di Christian Vieri, reduce da un'annata straordinaria. Si vestono di nerazzurro anche Panucci, Peruzzi, Jugovic, Di Biagio, mentre la stagione già iniziata sarà la volta di Seedorf, Cordova e Mutu. Lippi ha una rosa stellare. Non ci sono impegni internazionali, così l'Inter può concentrare le sue forze ed energie sul campionato. Vieri segna a ripetizione. L'Inter guadagna il primo posto nelle prime giornate. L'avvio è incoraggiante, ma a novembre Ronaldo si infortuna gravemente. L'Inter perde il suo fenomeno. Il cammino verso lo scudetto si fa più difficoltoso. Anche Vieri è costretto a stare fuori per alcune settimane. Lo scudetto si allontana, mentre in Coppa Italia l'Inter, dopo aver eliminato Bologna, Milan e Cagliari, arriva fino alla finale. Nella doppia sfida contro la Lazio, però, hanno la meglio i biancocelesti. La stagione si chiude con lo spareggio contro il Parma per un posto in Champions. Vince l'Inter. Eroe della serata è Roberto Baggio, che segna una doppietta. Che passa così al sedicesimo. Coe per Georgatos, pennellata del greco per Vieri, che si libera di Franceschetti di piatto sinistro. Porta in vantaggio l'Inter. Sedicesimo minuto, esplode San Siro ed è molto contento anche Marcello Lippi. Disarciona ad Ailton e Moriero fa partire questo assist per Vieri. Colpo di testa, leggera deviazione di Battistini, si coordina splendidamente Christian Vieri ed è il gol del 2-0. Il primo ad abbracciarlo è Roberto Baggio. Scena significativa, ancora una volta i tifosi dell'Inter entusiasti, e osservate come si coordina splendidamente Christian Vieri, che consegna così l'assist per il terzo gol di Vieri, la prima tripletta del giocatore dell'Inter. Ecco il gol di Vieri, forse il più facile dei tre, ma il controllo che avviene con la spalla sinistra, rivediamo ancora sul lungo lancio difesa del Verona a maglie larghe, non guarda almeno la porta, ma ne sente l'odore ed è il gol del 3-0. Moriero, parte il suo cross, la palla è per Georgatos che la mette in mezzo, poi Vieri taglia dentro per Zamorano, controllo, tocca Buffon, nulla da fare, Inter in vantaggio 1-0 dopo appena 7 minuti di gioco, l'esultanza di Zamorano. E rivediamo da questa angolazione l'ottimo assist di Vieri, non è in fuorigioco Zamorano, riesce solo a toccare Buffon, bravo Buffon a chiuderlo. Poi Sosa dentro ancora per Vieri, che si gira e con un sinistro straordinario trova l'angolino più lontano. Grandissimo gol, Inter in vantaggio, apprezzano gli intenditori in tribuna. Rivediamo, assolutamente nulla da fare per Buffon. Ruba palla a centrocampo, Gigi Di Biagio alza la testa, poi suggerisce per Vieri in posizione di ala sinistra, parte il suo traversone, arriva come un falco Moriero, gol, ancora Inter in gol ed è il 3-1, perde il suo abituale aplomb perfino Lippi. Rivediamo il cross leggermente deviato, ti piove su San Siro, grandinano palloni dalla parte di Buffon. Vieri, lanciato da Georgatos, parte il suo traversone con il ginocchio, arriva in scivolata e segna ancora Zamorano, sono 4. Poi grandissima azione tra Di Biagio e Georgatos, vedete il tocco al centro, prova Vieri, c'è una respinta, poi Di Biagio in mezzo, Turan mette dentro in completa bambola la retroguardia del Parma e effettivamente è una serataccia. Adesso un momento chiave, battuta di Georgatos, testa di Vieri a schiacciare la palla ed è rete. 31esimo minuto, Inter 1, Torino 0 e quinto gol in campionato di Vieri, che si inserisce in area fra Cruz e Diawara, in questo caso in parte colpevoli. C'è la rete che sblocca il risultato, svetta la testa di Panucci, il suo ultimo gol nel campionato italiano risaliva al 96.
Non è la prima partenza dalla panchina per Ronaldo, ecco invece il suo primo gol in questo campionato e le prime polemiche, perché non per tutti il fuorigioco di Vieri e Panucci è passivo, ma in curva si reagisce così al gol del brasiliano. Trasformato da Ronaldo alla quarta realizzazione nella stracittadina. Zamorano vede solo un protagonista, il centravanti nero-azzurro, che a pochi giorni dal rinnovo contrattuale appare più in forma di Vieri. Il suo terzo gol stagionale meritatamente avvantaggia l'Inter, che è comunque in crescita in tutti i reparti. Castagna rifilata ai ragazzi di Cavasin da Iorgato. Arriva la seconda, altrettanto bollente per velocità di realizzazione, ad opera di Zanetti. E tanto basta per intontire un Lecce e Jugovic, che appare in continua crescita tanto da confezionare la sua prima rete nero-azzurro, terza castagna per il Lecce, qui sì un po' indeciso in difesa. Zamorano trova un'autostrada da centrocampo fino alla porta di Chimenti, che stoicamente quanto inutilmente prova ad aspettarlo solo per vedersi trafitto per la quarta volta nella giornata. Il centro dal dischetto porta l'Inter a 5, il Lecce alle prime due sostituzioni tampone. Recoba, entrato a sostituire il compagno, decide di non farlo rimpiangere e con il suo spettacolino cucina la castagna numero 6. Poche le ribalte, ma sostanziose, e con il forzato riposo di Ronaldo, non essendo ancora a disposizione Vieri, bloccato anche Baggio. Ma attenti anche ad Alvaro Recoba. Questo ragazzo di 23 anni di Montevideo è nato per far gol. Inter in vantaggio, inserimento offensivo del greco Iorgatos lanciato da Recoba, superato Pagliuca in uscita, palo interno e palla oltre la linea, seppur di poco, nonostante il recupero di Boselli. Si sbilancia la squadra di Guidolin, ripartenza a razzo dell'Inter, Di Biagio per Zanetti, conclusione ribattuta, poi incredibile malinteso tra Tarantino e Pagliuca che regalano all'argentino la palla del 2-0. Reno matto di casa dopo un'assenza forzata di oltre un mese, ma non essendo classe fiuto doti che si scordino, in un lampo controlla la regolarità della propria posizione in campo e segna il suo sesto gol stagionale, come Cristian Vieri, che lascia tutta la difesa friulana con le braccia inutilmente alzate. Tanto anticipo da non crederci nemmeno, come il 18enne esordiente Nello Russo, che si è visto servire da un certo signor Vieri la palla del suo primo gol in Serie A, rete che ha chiuso Inter Udinese con la terza vittoria nero-azzurra con difesa inviolata. Chiusura del primo tempo, c'è un calcio di punizione per Nerazzurri battuto da Recoba, il colpo di testa di Vieri è il primo gol, il passaggio a Coé e il tiro a colpo sicuro del francese. I Vieri in contropiede per il 3-1 finale, era comunque in gioco, con tanti saluti al Bologna. Scritta nella sua lingua, con il primo gol del 2000 dedicato al tecnico nero-azzurro, dimostrandosi ancora una volta tra i migliori in campo. Clarence Seedorf non solo propone gioco e spunti in vista di una migliore intesa con l'attacco nero-azzurro, ma segna anche il suo primo gol con la nuova maglia. Nell'abbracciare il compagno di ieri e di oggi si commuove, mentre fidanzata, fratello e papà in tribuna trattengono l'orgoglio. Vieri, che torna a segnare con una certa regolarità, terzo gol in 4 gare, taglia gambe idee al Perugia e incide sulla gara. Jugovic, lasciato liberissimo al limite dell'area, sgancia il tiro del 4-0. Avere Seedorf come punto di riferimento consente maggiore tranquillità anche a lui. Il Perugia fa i conti anche con la sfortuna quando Ilario, nel tentativo di allontanare un lancio di Di Biagio dalla testa di Zamorano, lo recapita invece al suo compagno Mazzantini.